Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo vlogmas. Questo in realtà è il penultimo vlogmas. Io non so, c'è gente che fa i video fino al 23, gente che li fa fino al 24, gente che include anche il 25. Secondo me, visto che sono dei video per arrivare al Natale, è giusto che includano anche il 24 e il 25. E quindi eccoci qui. Appunto, è il 24, sono le 10 e un quarto, mi sono svegliata alle 7, sto montando il vlogmas di ieri ed è appena arrivato il mio autoregalo di Natale, perché per quanto l'ho pagati fa parte del mio autoregalo, dei miei tanti autoregali che ovviamente mi faccio durante tutto l'anno. Finalmente sono arrivati i miei poster, eccoli qua, i miei poster di Pusi. Ed ora li apriamo subito perché non posso più aspettare, devo vedere che cosa è uscito fuori. Sono un pelo spaventata, più che altro se ho sbagliato le misure. Allora, in teoria come misure dovrebbero starci? Poi le stampate su carta lucida perché si può scegliere sia lucida sia opaca. Questo è il primo. Aspettate perché questo l'ho visto così. Questo è il primo. Non lo so, tornassi indietro forse non li stamperei su carta lucida, però vabbè, tanto sta nella cornice. Allora, questa fa male, male, male. Cioè, voglio dire, cioè, toccategli le titties, cioè, io sto male. E l'ultima... No, vabbè. Allora, per l'ultima c'è bisogno di un respiro profondo. Canterei la marcia nuziale, ma non mi sembra il caso. Quindi niente, ragazzi. Happy Christmas, che vi devo dire? Il bello è che avevo detto: se questa cosa viene bene, è la fine. Perché adesso mi metterò a cambiarli, tipo come cambio lo sfondo sul telefono, praticamente. Tra l'altro, c'è la misura perfetta e il poster è anche della stessa marca, perché vedete la carta è Fujifilm e anche questo poster qui, senza volerlo, rimane un po' col bordino di fuori, c'è proprio per poco poco poco, quindi penso vabbè lo piegherò un pochino. Ragazzi, ve ne prego, cioè voi non siete pronti come non sono pronta io. Vi faccio la scena ogni volta che si entra dal corridoio, ok? Io in una giornata normale devo entrare e trovarmi questo. Cioè, vi giuro. A parte la composizione, cioè io geniale, fashion design, adoro, ma quanto sono belle! Ripeto, le avrei fatte non lucide. Tornassi indietro, quello è ecco, una cosa di cui mi pento perché riflettono troppo. Cioè, vedete, mi si vede pure a me. Ciao. Comunque, no, sono belle, però ovviamente sono un po' sgranate. Se andate tanto, tanto, tanto vicino, che io voglio dire sto side profile. Cioè, questa mi toglie la vita. L'ultimo piccolo pezzo che mi è rimasto dentro. E vabbè, questa nel senso, penso non abbia bisogno di lo lascerò sospeso. Detto ciò, adesso farà parte del nostro sfondo molto spesso. Il bello è che io ne volevo fare uno gigante da mettere su questa parete che è rimasta spoglia, però credo stamperò quella di tutti e sette. Il problema è che escono in continuazione foto di questi tipi, quindi non è che dici, ok, questa è la mia foto preferita, punto, basta, stampo questa, però queste meritavano troppo. Detto ciò, adesso devo un attimo rientrare in me, finire, tornare al lavoro. Tra l'altro, è uscita la notizia che Suga Yoongi dei BTS è risultato positivo al Covid, quindi oggi starò tutto il giorno col pensiero che lui, poverino, passerà il Natale da solo, la vigilia da solo col Covid. Cioè, vita mia. Vi giuro, c'ho un magone. Però speriamo si riprenda presto. Hanno detto che sta bene in teoria, quindi. Ho appena finito di saldare gli ultimi pagamenti da fare, ho pagato il commercialista e adesso gli devo finire di inviare le fatture che tra l'altro stavo ancora finendo di sistemare. Questa è la parte brutta, però vabbè, nel senso qualcuno la deve fare, qualcuno deve pagare, è giusto così, però veramente la prossima persona che dice che fare il content creator, lavorare online non è un lavoro, gli farei vedere quanto pago di tasse. È un lavoro come gli altri. Si sono fatte le 11:24. Guardate che bello il mio sfondo natalizio. Cioè, guardate questo neck com'è thick. È proprio thick. Skincare fatta, mi sono messa i vestiti da casa così sono pronta a fare tutto. Ho anche rifatto il lettino. Adesso vi faccio vedere la camera com'è tutta carina, ordinata. Mia madre è appena tornata. Ora, appena sale un attimo, le faccio vedere i miei quadretti.
Le faccio vedere il nuovo ospite qua in camera. Vieni, Cosa? aspetta. Devi vedere una cosa. Che è successo? Vedi cosa ho cambiato nella stanza? Chiudi gli occhi. Vai, devo riprendere la tua reazione. Vedi se noti qualcosa. No! Le foto! Oddio, dei suoi Ma no, è fidanzati! sempre Da lui, è uno! uno! Oh mio Dio, che bonazzo! Lo so, Eh già, vedi, è figo! Mi piace pure a me qua! Ho fatto la glassa, questa qui bianca classica, soltanto acqua e zucchero a velo. E sto cercando di ricoprire i biscotti. Ovviamente non ho per fare la sacca a poche, quindi non lo so, improvviserò. Non mi va di usare il sacchettino, tutto il metodo, bla bla bla. Quindi vedrò che cosa uscirà fuori. Quindi per fare i candy cane, intanto ho steso il bianco, poi col rosso farò le striscette. E intanto questo, ok. Poi ho messo intanto a bollire le patate. Così poi mi preparo tutto l'impasto. Anche perché le palline di tonno, quelle che vanno poi dentro questi pirottini, le devo fare in forno. Le dovrei passare tipo prima in forno. Ok, alla fine ho ceduto. Ho preso un sacchettino. Ho fatto una sorta di sacca a poche, ma più che altro perché, cioè, altrimenti non sarei riuscita a fare un fiocco decente. O fare tipo i bottoncini qua, tutte queste cose. Quindi. Vabbè, il problema è che si deve seccare sta roba. Apprezzare l'impegno perché è la prima volta che li faccio. Qua si sono mischiati il bianco con il rosso. Qua non lo so, il papillon è diventato una roba informe. Non lo so, cioè non capisco neanche quanto sia il tempo di attesa per l'asciugatura. Quindi magari dovevo farlo ieri. Vabbè, male che va, oggi non li porto e li porto solo domani a casa dell'altra nonna. Vieni, amore, che ti hanno messo il fiocchettino. Molto carino. Molto carino. Allora, qui sto facendo le palline di tonno. No, questi dopo, Giorgia. Questi dopo, prima fai le palline lì e poi le metti qua dentro, sennò si incollano. Ho fatto tonno, patate, maionese. Ci ho messo il pepe, il sale, il peperoncino. E le devi fare piccole. Sì, forse pure di più, dai. No, vabbè, ogni volta che rientro in camera accendo la luce e faccio. È una pugnalata al cuore. Mi devo un attimo farci l'occhio. Comunque, visto che ho passato oggi tutto il giorno giù. Amarok! Ma il cuscino! Vabbè, comunque abbiamo finito di fare tutto quello che c'era da cucinare, almeno per oggi. Adesso mi vado a lavare i capelli. Stando abbondanti ci dovrei mettere una mezz'oretta. Poi volevo registrare delle storie su Instagram mentre mi truccavo. E poi probabilmente morire in qualche angolino perché non mi reggo più in piedi. E basta. Mamma mia, ragazzi, quanto sono belle ste foto! Ma io vi giuro, ma proprio il fotografo, cioè, complimenti, stylist, parrucco. Tutti, però le foto, quelle proprio raw, crude, sono le più belle. Cioè, guardate questa con la sua mano, e i tatuaggi, e il piercing, io non lo so. Poi non so se ci fate caso, lui ha questa cosa nel mignolo, che ho anch'io. Tipo questa fossetta nel mignolo, come si chiama? Non so se ha un nome, perché io vedo che molta gente ce l'ha. E a volte dicono che è perché appoggi il telefono. È una cosa che lo rende ancora più vero. Ho finito di fare il make-up. In realtà ho fatto una cosa semplice, 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 molto basic. Tra l'altro ho registrato anche le stories che ho messo su Instagram. Quindi quando caricherò questo video probabilmente dovreste ancora trovarle le stories. Quindi se volete andarlo a vedere, insomma, andate lì. Questa luce però non rende giustizia al tutto. Ah, forse così si vede meglio. Mi sono piastrati i capelli, li ho lavati. Devo soltanto vestirmi, ma tanto so già cosa mettermi, una cosa molto tranquilla. Ma cavolo, ci ho fatto la storia su Instagram. L'ho fatta prima di te, l'ho fatta prima di te. Soffritti di meno, come si dice? Ok, sì, devo assaggiare se sono rimasti bene. Ma perché ha assaggiato la storia? No, è la storia, il mio video su YouTube di Natale. Vuoi venire? Lei, guarda, è una molto. Devo cercare di capire questa sua passione per i GTB, però. BTS! Sempre il codice fiscale. Lontana. Oh, un bagnato Merry Christmas! Sei internazionali, no?
Sei più verso un cosa occidentale o ispanico? Lo devi dire in coreano. Tu lo dici da solo ancora? Come si dice in coreano? Non lo so. Allora che muovi? Buoni raga, io andrei avanti solo a questi. Come dico una Masterchef, un po' di sale, però buoni. Le passi una pallina di quelle del Fabrizio. Due, anche due, guarda. Gabriele ci ha fatto un po' di spietato. Ovviamente ho vloggato tutto questo tempo con il telefono, perché neanche ve lo dico che mi sono scordata la macchinetta. Il problema è che mia nonna abita all'ottavo piano e si è rotto l'ascensore, questo lo vedete dietro di me. Quindi è tutto meraviglioso. Cioè, scendere è una bellezza. Il problema è che sono quasi le 2 di notte e diciamo che sono leggermente appesantita. Ho una bustina, ma insomma niente di che. Tra l'altro sì, il mio outfit è molto natalizio come sempre. E quindi niente, domani ho la sveglia alle 8 per editare questo video che voi starete vedendo. Per cucinare, sentite il casino, per cucinare le cose da portare invece domani. Quindi diciamo che per oggi vi do la buonanotte così, anche perché non ho regali da farvi vedere visto che mi hanno dato tutte bustine. Quindi ci vediamo direttamente domani, un bacio grande, ciao!